Cicloturiste, cicloturisti, sono le 7, ho dormito appena ho toccato il cuscino, adesso però mi devo alzare a fare colazione. Ma la cremina del cappuccino, cioè. Colazione fatta, adesso faccio un giro. La leggenda dice che è stato fatto in effetti la statua lignea più antica dell'Occidente che si conosca. Ed è conservata dentro la Ed è cattedrale. conservata dentro la cattedrale. La leggenda dice che Nicodemo, che era quello che aveva offerto il sepolcro per seppellire Cristo, Ok, quindi questo è il centro storico quindi romano, il centro storico che, romano. dove c'era il foro, che era il Esatto. centro di tutto alla fine della vita dei romani, che però Sì. non c'è più. Questa è la chiesa appunto di San Michele, là in cima c'è l'angelo di San Michele e pensate che le sue ali sono state progettate, o si pensa siano state progettate, per sbattere. Cioè quindi si sa esattamente come, se col vento, eccetera, eccetera, ma magari, Potevano essere azionate con dei meccanismi. cioè per sbattere, quindi una statua mobile. Bello. Questo col bastone Certo, forse è un vedi, pellegrino. un sagittario, un animale, un altro animale del bosco, poi ci sono una scena di caccia, un Sì, cane che cane che prende prende un un. soldato, quindi questo è proprio un esempio che possiamo avere a portata d'occhio di quelle che sono tutte le storie raccontate, che in realtà non è un vero labirinto, è un labirinto dove è la fede, diciamo, la cosa da trovare, perché la via è una sola, appunto, è quella della fede. Mentre speri di essere già arrivato al centro, ci possono essere delle opportunità che ti portino lontano. L'importante è non perdere la fede, come molti fanno, perché se tu vedi la parte più corsa, no? Quella più liscia, è proprio questa, Ah, quindi qua è l'inizio. più liscia. Poi man mano che ti Ah. Ok, allontani si perde un po' la il labirinto della connessione. fede questo. Ho studiato l'immagine del Borgo Santo che è punto, diciamo, importante per tutti i pellegrini che passano da Lucca, qualsiasi cammino stiano percorrendo. La statua è conservata nella navata sinistra in questa direzione, quindi arrivando a qualsiasi ora del giorno e della notte, come vedi è aperto, si doveva poter vedere il Il volto volto santo e santo. fare delle preghiere. Quindi in Esatto. quella cappella c'è praticamente il crocifisso Esatto. santo. È il crocifisso che è il motivo del passaggio di tante strade di pellegrinaggio da Lucca. Ok. Proprio perché passavano tanti mercanti, pellegrini, o comunque c'era un via vai di culture, di persone provenienti un po' da tutta Europa, qua avevano la possibilità di allestire i propri stalli i cambiavalute. E questo è un giuramento che dovevano fare di comportarsi in maniera molto onesta, pena la fulminazione da parte del crocifisso. Sono dedicati al vino, perché qua, beh, comunque siamo in Italia, quindi settembre c'è la spremitura e ottobre Si sfina. c'è. Quindi questo è il manufatto ligneo più antico d'Europa. Esatto, questo testimoniato da una ricerca fatta col carbone 14 l'anno scorso durante il lockdown. Quindi sembra proprio originale, perché ha le fattezze di un uomo Esatto, medio orientale, ecco, sì, non biondo, occhi azzurri. ed era colorato già quando è arrivato, era policromo, quindi non è stato, non ci si è intervenuti dopo, ma era già così. Ok, mi fermo, perché Lucca, ragazzi, mi ha stregato con il suo centro storico e le sue chicche, ma io non sono Alberto Angela e qui vi sto raccontando la Via Francigena in bicicletta, quindi mi stoppo sulle curiosità, ma vi invito, se percorrerete la Francigena, a dedicare almeno una mezza giornata a questa città. Davvero stupenda, ma ora tocca ritornare in sella. Un hotel dove i ciclisti sono benvenuti. Detto, la Senz'altro. struttura è importante avere per noi ciclisti che viaggiamo con bagaglio, è una cosa importante. Vi lascio tutti i link in descrizione dell'hotel. Se siete cicloviaggiatori, vi potete sentire a casa. Sempre benvenuti. Grazie Mario, Grazie. ciao. Sono carico, si parte e si torna sulla strada. Ma prima, girettino delle mura. E sì, anche le mura che abbracciano il centro storico meritano tantissimo. Mentre ci pedalavo sopra mi sono visto praticamente tutti i monumenti e i simboli della città, ma non solo, perché questo è un vero e proprio anello verde dove camminare, pedalare, rilassarsi o correre. Lunga 4 km, ma ai lucchesi piace dire 4 km 200, che è un decimo della maratona, quindi se tu fai il giro 10 volte hai fatto una maratona. Venite ad allenarvi per la maratona, Luca. Questo è il vecchio. Sì, come nei film. Una porta a Saraceno.
affascinesco, quindi spettacolare. Tra l'altro questa porta è la porta storica, diciamo, d'accesso al muro medievale per la via Francigena. Questa è la statua di Puccini, perché quella è la sua casa natale. Non lo sapevo. Hai visto quante Buona cose si imparano con le guide turistiche? Pazzesco. Dai, grazie Antonella, mi ha fatto piacere. Buon viaggio, anzi buon cammino, come si dice. Devo tornarci, Luca, però, perché tanta roba, veramente è un gioiellino. Alla prossima. Grazie, ciao. Ho appena incontrato, tra l'altro, adesso due gruppi di cicloviaggiatori. Adesso però esco e comincio per davvero. Esco da Porta Elisa, rotto San Miniato. Dai, yeah. San Miniato non è tanto lontano, il fatto è che io sono partito molto tardi perché sono le 11:20 e ho fatto pochi chilometri. Il piano è arrivare lì per pranzo, mangiare e poi ripartire per San Gimignano. Altre indicazioni qua, raga, quante indicazioni, è impossibile perdersi. Veramente l'ente ha fatto un ottimo lavoro qua in Italia, altro che in Francia, dove purtroppo c'è ancora tanto lavoro da fare, proprio perché non ci sono indicazioni. Ah, ok. Ok, molto bene. Molto bene, molto bene. Va tutto bene, va tutto bene. Non fa caldo. Di San Miniato, di qua, tra pochi chilometri Spesina, San Miniato Basso e poi salita mortale. Spero non sia troppo mortale, però. Quella, signori, dovrebbe essere San Miniato. È un po' in altino, dai, però non sembra così brutto. A few moments later. Sì, vabbè, oh, cos'è? Strappetto. La faccia roga. La morte, eh? Però siamo a San Miniato. Dai. Dopo il cartello mica è finita, eh. Anzi, continua. Sul 7%, prima anche 10, deve essere ufficialmente finita. No, calma, siamo calmissimi. Sto respirando perché... Ok, no, dai, era corto effettivamente, però un bello strappettino. Sono in quella che è, credo, la piazza principale. Adesso mangio le focacce, che tra l'altro non vi ho fatto vedere come ho messo, ovvero... Così si fa il bikepacking, le focacce si mettono qua, fai tac... E poi direttamente prelevare e gustare anche un sandalo, già che ci si... Dai, ce l'ho fatta. Raccatto il sandalo, mi siedo e mangio. Perché ho sentito un po' di gente che l'aveva già fatta, poi ho cominciato a chiedere. Tu volevi farlo, sei partito da solo, hai fatto bene. Anzi, hai fatto la scelta giusta, perché se no non partivi più. Se aspetti gli altri... rischi di aspettare troppo o tutta la vita. Qua accanto? Sì. Tac. Oh, che carino. Molto carina. Bene, questo era solo l'inizio di San Miniato. Vado di là, sperando non sia troppo in salita, sperando anche di non crepare di caldo. Qua c'è la cattedrale. Carini, non sembrano così brutti, dai. Ok, vivere al quarto piano senza ascensore ha dei vantaggi. Queste scale o dislivelli non sembrano mai possibili. Questa vista qua, raga, cioè, non male. Mi sa che si strona qua. Davvero bella San Miniato, valeva assolutamente la pena farci una visita. Mancano ancora 39 km da San Gimignano. Le cicale freniscono e posso garantirvi che fa caldo. Ah sì, tra parentesi, non c'è manco una fontanella, manco una, quindi...
compare strappettino di merda uscendo da San Miniato. Il Pokémon è esausto, può più pedalare, sostituiscilo. Mamma mia, avevo sottovalutato l'uscita da San Miniato. Altra salita senza senso, seguita da un'altra discesa. Senza senso, ma cos'è sta Toscana? Forse, e dico forse, i sali e scendi killer dopo San Miniato sono finiti. In questo momento sto pedalando di fianco alla strada regionale, che è esattamente parallela a questa strada di campagna. Dovrebbero mancare meno di 30 km, il problema principale è che ho poca acqua e quella che c'è è una broda praticamente. Me l'avevano detto che in Toscana picchia, ma non mi aspettavo così tanto. Sai che per adesso l'ho un po' sottovalutata. Oh yes, trovata una. Diciamo che non è che va molto veloce, però sono contento. Stavo veramente secco, senza più acqua. Non è mai un bene. Soprattutto d'estate, raga, bevete ogni 10 minuti almeno un sorsino, se no finisce che vi disidratate e al vostro fisico veramente non fa bene. So che è difficile, a volte magari non si riesce neanche, però è un esercizio, bisogna imparare a farlo. Sono un goccino, no, guarda, non gliela voglio rubare. Basta, no, metà borraccia. Ascolta. Grazie. Caldo tanto. Sì, più che altro non ci sono fontanelle. Ma la colpia tutta, gliela do volentieri. Grazie di cuore. Buona giornata. Grazie. Stato fortunato a trovare questa signora. Ho chiesto a caso e non ci sono fontanelle, raga, è impressionante, non ce n'è da nessuna parte. Di Vignano ne mancano 20, però la vera salita è alla fine, come quella di San Miniato, forse peggio perché è un po' più lunghina. Certaldo, il paese di Giovanni Boccaccio, l'autore del Decamerone. Famoso, famoso, sì. Studiato a scuola. Ciao prof di italiano che mi mettevi sempre 4. Visto che appunto in grammatica, non scherzo, io avevo 4. Cioè probabilmente durante i miei video dico degli strafalcioni incredibili grammaticali. C'è qualche grammar nazi tra di voi, mi spiace per voi che non apprezzate il mio modo di parlare unico e inimitabile. La stanchezza che parla comunque, Sono veramente cotto. Bibitina zuccherata. Che ci vuole? Monteriggioni, quindi facilissima. E poi poco dopo Siena, non mi ricordo. Poi San Quirico d'Orce, poi entro il Lazio e devo arrivare a Roma. Che bello è, guardate qua. Eccomi signora, scusi Ah, la signora l'ha fatto per piacere, però. Mentali da Demia. Dal 1900? 59. Quanti anni sono? Non sono bravo in matematica, sono 59 e 60... 62. Parire cresciuto di proprio mai. Cioè, guardate che l'ho visto adesso, L'ho visto adesso. Bello. Cazzo storico, è che mi sono rotta le scatole, se no tanta qualità, tutta roba nazionale. Ah, vabbè. Una bicicletta sì. Ottimo. Con questa. Dovevo farla con questa, la francigena dice. Quella. Quando fate la salita di San Gimignano, prima di fare la salita, 12 km prima, il negozio è Aloha Den. Uh-huh. E io Claudia. Grazie Claudia. Grazie. Buon cugnetto. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao. Grandissima, grandissima. Comunque, no, sosta tattica. Devo dire strategicamente molto intelligente, perché adesso sono bello carico e c'è proprio il confine, comune di San Gimignano. Sarà impegnativo, però gli ultimi 12 km almeno me li faccio con lo stomaco pieno e con la borraccia piena. Quindi molto bene, sono stato troppo fortunato a incontrare la signora. Che mito. C'è un problema, non mi cambia le due velocità più basse. Sono bloccato lì, non riesco a scalare. E non so esattamente cosa fare. Provo a proseguire così. Per adesso le pendenze sono ok, massimo 7%, quindi ce la faccio, però non è proprio il massimo. Gimignano è lì in lontananza, raga, è bellissima. Non la inquadro ancora perché sarebbe troppo lontana, ma con i settori che spiccano poi con questa luce. Wow, bellissima. Ancora 6 km ci sono. Bellissimo.
c'è anche una luna gigante in cielo. Dovrebbe esserci quasi la piazza del Duomo. Chissà se c'è il sindaco che mi aspetta. Sindaco, buonasera, sono sotto il suo ufficio. Ok, eccolo. No, non ci credo comunque. Non ci credo veramente. Raga, sì, è il sindaco di San Gimignano. E la cosa bella è che sono anche arrivato in ritardo e l'ho fatto aspettare probabilmente. Quindi si vola. Buonasera, ciao, buonasera, piacere. Tu sei veramente il sindaco di San Gimignano? Dice di sì. E sì, è tutto vero. Il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, che non ringrazierò mai abbastanza, mi ha accolto e mi ha fatto fare un bellissimo giro all'interno del palazzo comunale. Allora, vieni. Eccoci qua. Beh, insomma. E questa è la meravigliosa vista che abbiamo sulla piazza del Duomo. Queste sono le famose torri gemelle. Ah, ok. C'è una leggenda che però è tale che si dice che siccome la torre del podestà, la torre del comune, che è la torre grossa, sì, poteva, che è la più alta. Sì, l'origine era quella lì. Cioè, allora nell'immaginario la famiglia Salducci, per dimostrare la sua potenza, fece due torri di uguale misura che se idealmente sommate avrebbero superato. Molto intelligente. Ma questa sicuramente è la domanda più facile di tutte, perché ci sono così tanti torri di San Gimignano? Ma era sostanzialmente un simbolo di potenza, era un'ostentazione della ricchezza, perché nel Medioevo Vernaccia da una parte si produce solo a San Gimignano, la prima doc bianca del 1966 italiana, e lo Zafferano hanno fatto la fortuna della nostra città. È inserita nella lista dell'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Noi siamo un sito UNESCO che ha la particolarità di coincidere con tutto il centro storico di una città che è viva, vissuta e vuole continuare a vivere, quindi questo è anche qualche problema, insomma, non è che da mantenere, non è un facile monumento, no, quindi non è proprio una città che interamente è patrimonio. Esatto. Fantastico. Non è facile sempre trovare l'equilibrio. Per quanto riguarda l'aspetto oggi cicloturistico, siamo ovviamente una meta molto battuta, perché la francigena qui ovviamente è come dire, qualcosa, una via, okay. E tu ne sai qualcosa. Abbiamo già un progetto con la rete cicloturistica aggiornata, tutta georeferenziata, con un hub dove poter trovare, sì, assistenza, dove poter trovare tutte le georeferenziazioni. Abbiamo un'area demaniale che vogliamo chiedere, stiamo facendo le pratiche, al demanio per acquisirla e farne un deposito bici e bagagli in sicurezza, dove poter ricaricare magari i bike, perché certo, oggi spopola. Tu no, ho visto, hai fatto. Tu ce l'hai? Io ce l'ho, ma tu no. E quindi però stanno spopolando, in modo tale che chi arriva a San Gimignano possa in sicurezza lasciare presso, certo, un deposito, ricaricare la sua bici e godersi la visita. Non è soltanto la straordinarietà della città murata, patrimonio dell'umanità non a caso, ma è anche una campagna bellissima dove ci sono percorsi gravel bellissimi, incredibili, e dove si può poi sostare presso un agriturismo, presso una fattoria, presso tutta una serie di attività dove si produce vernaccia, salumi, vino rosso, che anche pollisenesi, insomma. Bisogna venire e scoprire. Ce n'è. Venite qua e state qua. Esatto. Allora, ragazzi, diciamo che mai nella vita mi sarei aspettato di essere ospite del sindaco di una città così, di San Gimignano. Cioè, guardate che vista che ha dal suo ufficio. Mi sembra veramente impossibile. Sembra una frase scontata, però anche grazie a voi. Quindi, niente raga, grazie veramente, perché rendete possibile tutto questo. Grazie ancora Andrea. Ciao. Buona serata. Fantastico, grazie ancora di tutto, ciao. Ok, devo ancora rendermi conto di che cosa è successo, però prima andiamo a piazzarci. Devo fermarmi, anche perché ho fatto 90 km stasera, ostello del Pellegrino. Piacere, Pietro. Luca. Ciao. Andiamo da sistemare in camera. Ti faccio vedere dove fai la doccia. Andiamo da lavare, cioè la cena, la colazione domani mattina. Noi non abbiamo listino prezzi perché noi viviamo di donativo. Ok. Solo tu e Nostra Signora sapete chi siete, cosa avete, cosa ricevete. Certo. Voglio sederti. Ciao. Avete sete? Ma dove sei partito? Da Calais. Ma come mai da Calais te? Mica stiamo qua... Bruscolini, eh? Fammelo bene, eh? Track. Bello.
pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Matteo, nel nome di Cristo ti accogliamo nell'ospedale dei Santi Agostino e Giacomo. Che il riposo ti conforti e ti dia la forza per continuare il tuo viaggio verso Roma. Amen. Amen. Bene signori, siamo arrivati alla fine del video, tappa conclusiva qua a San Gimignano, che più arrivo trionfale di così non saprei immaginarlo. L'arrivo nella piazza col sindaco, poi anche qua adesso abbiamo fatto la cena insieme a tutti gli altri pellegrini che stanno percorrendo la Francigena. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Seguitemi su tutti gli altri bellissimi social che vi lascio qua sotto in descrizione. Un ringraziamento speciale a tutti i Patreon che sostengono attivamente il canale. Sono felice di essere qua perché sembra una città veramente bellissima e me la girerei anche adesso di notte, però sto davvero crollando. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, non mancate, buona vedere a tutti, ciao!